Ieri pomeriggio alla chiesa di Santa Maria del Torrione, durante una cerimonia solenne officiata dall'arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e seguita con commozione dai tantissimi parrocchiani che avevano affollato la chiesa, ha avuto luogo la cerimonia delle consegne, il rito d'ingresso che ha accolto il nuovo parroco Don Paolo Pasini. Paolo, un grande ritorno alla parrocchia del Torrione dopo tanto tempo, è contento di essere tornato? Sì, dopo circa 20 anni i disegni di Dio hanno voluto che tornassi in questa parrocchia che mi ha visto cappellano per 9 anni, ero prete giovane, ordinato da 1 anno e mezzo, poco più. Quindi sono contento, ecco, è stato, non ho scelto io perché non scelgo mai, però insomma sono contento, ecco. Che progetti ha per il prossimo futuro per questa parrocchia? Ecco, innanzitutto di conoscere la parrocchia, di conoscere questa comunità che è già viva, che ha già una storia alle spalle. Il mio predecessore ha lavorato bene e prima di tutto questo, di capire, e poi dopo vedremo cosa è possibile fare. Ecco. Da quanto tempo è una parrocchiana? Ma dal 2003, quindi Don Paolo non l'ho conosciuto, l'ho conosciuto per vie traverse tramite l'Azione Cattolica, quindi in altre situazioni, insomma, però siamo tornati, siamo contenti che sia tornato, lui è felice, sta felice anche noi. Cos'è per te il ritorno di Don Paolo? Io sono abbastanza giovane, ho solo 18 anni, non avevo mai avuto Don Paolo come parroco, però sono contenta che sia venuto. Lo conosco poco perché appunto è qui da poco, però mi piace comunque molto e spero comunque che continui ad andare avanti questo, diciamo, approccio che ha avuto fino ad adesso. Cos'è per lei il ritorno di Don Paolo? Ah, è il ritorno di un amico, perché ci conosciamo da tanti anni, quindi sono ben contenta di riaccoglierlo di nuovo nella nostra parrocchia. Contenta del ritorno di Don Paolo in parrocchia? Molto, 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 molto. Da quanto tempo lo conosce? Da quando era cappellano al Torrione e andavamo in chiesa al Buon Pastore, quindi 30 anni. Quanto conosce Don Paolo? Almeno quasi 40 anni. Quindi un ritorno graditissimo in questa parrocchia. Esattamente, veramente gradito.